Oggi è domenica 5 giugno 2022, sono insieme a Nicola, amico e guida, e stiamo percorrendo il sentiero che porta al rifugio Vittorio Emanuele II, dove dormiremo stanotte. Poi domani mattina presto ci alzeremo verso le 4:30, colazione, e poi attaccheremo la vetta del Gran Paradiso, altro 4.000 in arrivo. Meteo variabile, domani dovrebbe essere bello, speriamo. Rifugio Vittorio Emanuele II, 2735 metri sopra il livello del mare, appena in tempo perché qua, come vedete, sta tirando su acqua. E nulla, adesso ci sistemiamo, beviamo qualcosa, poi faremo un po' di timelapse, qualche ripresa, e domani mattina si parte. Contro ogni previsione, pioggia non se n'è vista, quindi molto bene, siamo riusciti a fare un po' di time lapse. Sono quasi le 19, adesso mangeremo e poi usciremo per fare un po' di caccia fotografica notturna, quindi foto alle stelle. Poi qua davanti c'è un laghetto proprio davanti al rifugio, vedremo di sfruttarlo e dopodiché ci riposeremo un po' in vista della salita di domani. Adesso andiamo a mettere qualcosa sotto i denti. Buon appetito. Abbiamo cenato. E adesso dobbiamo capire il da farsi, perché l'idea è quella di fare il tramonto e foto notturne. Però qua è ancora tutto coperto e quindi probabilmente adesso andrò a riposarmi un pochino. Punterò la sveglia per mezzanotte in modo tale da controllare la situazione e nel caso uscire a fotografare. Fatte le foto, tornerò a dormire ancora un pochino per poi alzarmi alle 4 come da programma. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa, perché il posto è anche interessante. Però si deve sbloccare la situazione. Mezzanotte, è lunedì 6 giugno e come da previsioni il cielo doveva pulirsi e si è pulito. Infatti adesso sto facendo un po' di night lapse
po' di foto singole. E ottimo, perché poi quando inizieremo la salita le previsioni sono pressoché identiche ad adesso, quindi cammineremo su ghiacciaio e con cielo limpido. Perfetto. Adesso vado avanti a fare un po' di materiale. Buongiorno, ci stiamo avvicinando al punto in cui metteremo i ramponi per camminare sul ghiacciaio. Adesso stiamo facendo un po' di pietraia e non siamo soli, ci sono un po' di gruppetti francesi e un gruppo di spagnoli. Cielo tersissimo e non fa neanche freddo. Ottimo.
terra. Allora, eccoci qua, due chiacchiere fine video. Sono qua al Passo Foric, in mezzo alle mie montagne. E quello che avete visto è stato il primo 4000 con prima Via Lattea fotografata dopo mesi difficili. In questo periodo io sono stato praticamente fermo per via di un infortunio alle ginocchia. In più, sempre in questi mesi, ho scoperto di avere una malattia agli occhi, si chiama cheratocono, non ne conoscevo l'esistenza, e sono saltati fuori anche dei valori ormonali un po' sballati. Quindi periodo complicato, non facile. E questa breve clip finale è per ringraziare sostanzialmente tre gruppi di persone: i miei amici che mi sono stati molto vicini, con sempre parole di conforto vere, sentite, giuste al momento giusto, e quindi sicuramente hanno reso questo periodo più facile. In secondo luogo, i miei genitori, mia mamma e mio papà, che ovviamente mi hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza come in tutti questi anni, e rendono tutto più facile. Sono molto fortunato. E terza, ma non per importanza, Eleonora, la mia compagna, mia moglie, che mi è stata un sacco vicino, mi ha supportato come sempre, ma soprattutto in questo periodo mi ha anche sopportato, perché io mi sarei mandato al diavolo da solo, perché naturalmente è stato un periodo difficile, complicato, non potevo fare le cose che mi piace fare, andare in montagna e quindi fotografare, fare video, girare, stare in giro anche più giorni, e quindi per me era veramente difficile, come essere in gabbia, e io mi sarei mandato al diavolo da solo. Quindi al mio musino va un grazie immenso, come queste montagne, così come un grazie immenso va, ripeto, ai miei genitori e ai miei amici. Però naturalmente quando si è in una relazione si ha un rapporto diverso dagli altri, e Eleonora mi ha dimostrato tanto. Non che io avessi dubbi, avessi bisogno di dimostrazioni, però ancora una volta lei alle parole fa seguire i fatti. Quindi è fenomenale. Sono un uomo molto fortunato. E anche perché quando si hanno queste cose per cui non si può essere operati, ma si deve fare riabilitazione, si tende a pensare: chissà se tornerò a fare quello che facevo prima, chissà se la malattia agli occhi peggiorerà. Fortunatamente è lì al minimo, quindi non mi dà problemi, però sono tutti pensieri che finché non hai un riscontro ti affollano la mente in maniera negativa, e tutto questo influisce poi sul modo in cui ti approcci con le persone che ti stanno vicino, e spesso magari sei scontroso, rispondi male. Quindi a tutti loro, ai miei amici, alla mia mamma, al mio papà e a Eleonora, un grazie incredibile, perché se oggi faccio quello che sto facendo
e sono tornato a fare quello che facevo è anche grazie a tutti loro. Alla prossima avventura. Musino, ti amo tanto.